Eccomi, in un nuovo videone di Christian Ricci in intervista del Supremo d'Europa. Iscrivetevi al mio canale YouTube, attivate la campanellina, hashtag like e condividetelo sto video che parliamo. La Super Lega, la nuova competizione superiore della Champions, superiore, che ha deciso la UEFA. È ingiusta sta roba, è ingiusta sta roba. Scandalosi, scandalosi, scandalosi. Chi vuole, allora, i giocatori che vogliono partecipare alla Superliga non possono più giocare in campionato, in Europa League e in Champions, in campionato, in Europa League e in Champions. Vergogna, UEFA, vergogna, vergognatevi, scandalosissimi, scandalosissimi. Spero che l'Inter prenda atto e spero che l'Inter ne prenda atto e dica di no, per forza, per forza. Non c'è l'Atalanta, non c'è il Verona, non c'è il Benevento, soltanto le grandi della Serie A, Milan, Juve e Inter. Non sono d'accordo, speriamo al più presto che l'Inter dica di no. E non solo noi, pure altre squadre. Perché muore il calcio così, muore il calcio di tutti, non solo dei ricchi, il calcio di tutti, non soltanto dei ricchi. Napoli, Inter, pareggio 1-1. Allora, due pali dell'Inter presi. Due pali dell'Inter presi e una traversa. E una traversa. Il peggiore dell'Inter nel primo tempo è Darmian. Nel secondo tempo Hakimi. Per me Hakimi è il cambio di Lautaro Hakimi. Lautaro doveva restare. Siamo stati molto fortunati che allora l'arbitro aveva concesso il rigore per il Napoli, ma il VAR ha deciso di annullarlo, ha deciso di annullarlo, se no era 2-1, se no sarebbe finita 2-1, avevamo perso la partita, invece finita in pareggio 1-1. Va bene così. Pensiamo alla prossima partita adesso. Forza ragazzi, forza Inter per tutta la vita. Let's go! Andiamo a vincere sto scudetto. Andiamo a vincere lo scudetto. Dai!